Ok, allora, articolo che ho scritto sulla verginità maschile, quindi cosa puoi fare se sei vergine, no? Allora, sicuramente se sei vergine, diciamo nel 2020, secondo me è quasi più probabile di trovare un vergine negli anni 80, se per assurdo, o negli anni 90, ma anche negli anni 2000. E il motivo è molto semplice, perché ad oggi abbiamo tutti questi porno, no? Così proprio facili, proprio boom, il film porno, vai, vanno sul sito, capito? Cioè si adattano a questo piacere breve e quindi di fondo non concludo niente, perché tanto ho il film, che me ne frega, mi vado a fare seghe e sto a posto. E non è proprio il massimo della vita. E quindi... Secondo me ci sono persone, c'è anche la possibilità che ci siano molte persone vergini in tarda età, cioè nel senso età adulta, contando che incominci a essere fertile forse verso quando insomma passi la pubertà, 13 anni, 14 anni, immagina che sei vergine a 30 anni, ovviamente ancora 15 anni da quando sei fertile che non concludi, since proprio 15 years, cioè non è il massimo però. Voglio dire, nel senso, bisognerebbe fare qualcosa, no? Non credi? E allora, che cosa puoi fare? Ah, io ho scritto un articolo delle cose molto brevi, molto di facile comprensione, anche per vari aspetti, poi però ci sarebbe veramente tantissimo da dire, ci sarebbero tante cose di cui parlare, tra cui comportamento nei confronti della persona con cui interfacci e anche come fare, no? Poi quando stai sul pezzo non sai che cosa devi fare. Allora, le opzioni quindi sono due, nel senso, cioè, prima di andare però a vedere i risultati, cioè nel senso come potresti fare, cioè vorrei far capire un attimo che se sei vergine a 30 anni non ci sono tante spiegazioni plausibili se non quella che sei un pesaculo, cioè vuol dire che non ti vuoi dare da fare un cazzo, e a meno che tu non sia il CEO di un'azienda, l'azienda più grossa al mondo. Oppure volevi fare Einstein e spiegare cosa c'è dietro i buchi neri e quindi hai rivolto tutta la tua esistenza allo studio. È molto difficile che tu sia una persona di questo calibro, perché è rarissimo, e quindi non, senza nulla togliere, cioè nemmeno io sarei mai una persona del genere. E quindi non ha molto senso dire sì, ok, ma io sono vergine perché è colpa delle donne, no? Cioè è colpa tua che sei un coglione, quindi insomma ti devi svegliare. E perché non c'hai voglia, quindi non riesci a uscire dalla comfort zone. Però potresti anche essere patologico, io questo non lo posso dire, non mi azzarderei mai. Però se non sei patologico e quindi sei solo sfigatello, che è la maggior parte delle chance, secondo me, l'idea qual è? L'idea è che ti dai da fare, quindi devi darti da fare, ok? Perché essere vergine è comunque ad oggi una sorta di deficit, cioè comunque stai lì, salvo poi ovviamente anche magari motivi religiosi, che secondo me è una cazzata se mi dicono perché è un motivo religioso, no? Una stronzata, perché tu sei spinto dall'impulso, quindi è molto difficile riuscire per un uomo a mantenere la castità. Questo sempre, ovviamente, a mio avviso. Quindi di fondo che cosa puoi fare? Allora, sicuramente utilizzare qualsiasi chance che madre natura e che il mondo mette a disposizione non è sbagliato. Ora io non vado nello specifico, però parlando di cose estremamente legali, parliamo appunto di Tinder, parliamo di cose come dating online, cioè utilizzare qualsiasi appiglio. Però il dating online non è, ah beh, sto su Tinder, a posto, grazie, arrivederci. No. Vai a fare gli approcci, esci fuori, vai per strada e dai da fare, quindi queste per strada, centri commerciali, in discoteche, stronzate varie, ampli il cerchio sociale, cerchi di creare qualcosa di... Scusate, ma mi fanno queste chiamate. Cerchi di creare qualcosa di funzionale, cioè nel senso un cerchio comunque che è abbondante, che ti porta persone, conosci persone, eccetera, già di fondo questo. Poi ci sono due cose che mi hanno chiesto nello specifico, hanno fatto anche una domanda, dicevano, ma che fai? Glielo devi dire a una persona che lo sei, se la stai frequentando? No, assolutamente no, perché se tu vai da una ragazza, se
Se tu hai una ragazza e gli dici scusa, io sono vergine, non so che devo fare, salvo i casi in cui pure lei è vergine, cioè state un po' a rischio, anzi stai un po' a rischio perché va a finisce che poi ti molla perché dici no, questo che cavolo è, poi magari questo non ce può fare. E dice non ci sa fare, cioè ma che devo fare? Che devo fare con questo? Niente. Perché non ci sa fare, specialmente se è una ruffiancella che magari sta al primo appuntamento, quindi assolutamente no. Fai finta di averlo già fatto, cioè questa è proprio la risposta più sana. La risposta più sana per ottenere dei risultati e far finta che tu l'abbia fatto, credo sia una delle soluzioni migliori. Perché ti puoi documentare nel 2020, quindi puoi capire anche se non l'hai mai fatto. Vai su Google, how to. Cioè, come fare, no? E lo puoi trovare. Ci sono manuali, ci sono articoli di blog, ci sono guide. Però tutto gratuitamente, non è che queste cose devi andare a pagare, devi comprare chissà che corso infinito, oh mio Dio. Cioè, non fare questa cosa. Piuttosto utilizza. Guarda, si sta illuminando tutto quanto. Piuttosto utilizza il web, cosa che i nostri avi non avevano, per fare che cosa? Per documentarti, per imparare delle cose. Quindi impara come si fa sul web. Cioè, sì, ma io non pago su Google. Sì, è che tu lo vuoi imparare? Cioè, cosa vuoi? Una lezione di anatomia? No. E allora scrivi su Google come si fa, hai capito? E così almeno quando vai lì non sei super bloccato, che non sai cosa devi fare, sei impacciato tutte queste cazzate, ma sei già pronto, sei sicuro, sei tranquillo, vai lì. Boom, e lo fai. Poi te la devi prendere con calma, nel senso quando stai sul pezzo dovresti essere molto tranquillo, lasciare che sia molto soffice la cosa, molto richiesta inoltre l'attenzione da parte sua nei tuoi confronti. Non capisco perché questo video abbassa l'umidità con questo tempo di merda. Quindi magari non andare subito alla penetrazione o ste stronzate. Ok. No, non fare queste cose del tipo no, perché andiamo subito, facciamo subito come vedi nei film, ok? Quello no, piuttosto vai con calma, take it easy, esplora la persona e dai spazio ai preliminari, cioè questa è l'idea, ok? Quindi non lasciare che questa cosa, queste distorsioni dei film ti insegnino come fare, ma apprendi come fare, ok? Che è diverso. Cioè lo fai sul campo, perché poi sicuramente avrai tante altre occasioni se ti dai da fare, quindi esci dalla comfort zone. E inoltre che cosa dovresti fare? Dovresti semplicemente, appunto, ti ripeto, focalizzarti molto di più sui preliminari rispetto a focalizzarti su situazioni come andiamo subito al sodo, ok? Questo è semplice, si capisce quello che intendo. E questo funziona. Poi c'è un'altra cosa importante che devi tenere in considerazione. Quando tu praticamente non glielo dici, ti stai mettendo in una condizione dove poi devi imparare, cioè nel senso comunque un minimo devi sapere, quindi ti devi documentare, non fare lo gnorri che non te ne frega un cazzo e non vai a capire come si fa, perché se tu non glielo dici, cioè poi comunque è una sorta di responsabilità, nel senso non è che poi vai là e sei veramente straimpacciato, cioè sì, sicuramente sarà impacciato, magari non sembrerai uno che l'ha fatto 300.000 volte, però comunque sembrerai una persona che minimo sa quello che deve fare, ok? E poi non mi sembra molto difficile ottenere un'educazione sessuale al giorno d'oggi, quindi soprattutto con internet, non c'è nelle scuole, ci dovrebbe essere, bisognerebbe imparare ai bambini appunto come funziona, non lo fanno, secondo me lo dovrebbero fare, però per favore appunto concentrati sull'imparare e l'apprendere, perché capisco, cioè essere vergine a tot anni, in età, nell'adultità, no? Nel senso oggi nel sociale può avere un certo tipo di impatto, ti può far sentire scompensato. Di certo non è la fine del mondo, cioè di certo non esiste
questa condizione sia deficitaria in maniera assurda, però sicuramente a livello mentale è deficitaria. Pensare molto di meno e focalizzarsi molto di più sul da farsi, cioè nel senso sul mettersi in azione, quindi fare micro step pure, no? Ti può aiutare, tipo micro step approcciare una ragazza, micro step ottenere il numero di telefono, micro step ottenere un primo appuntamento, micro step ottenere un primo bacio, micro step ottenere un secondo appuntamento, micro step ottenere un terzo appuntamento, micro step ottenere soltanto del preliminare, qualcosa di orale, quello che cazzo è, micro step, ottenere un quarto appuntamento, cioè questa cosa, ok, deve essere fatta a piccoli step, perché se tu parti già da zero e vuoi subito a sverginarti sarà molto difficile, quindi dovresti avere una anche un certo tipo di tolleranza nei tuoi confronti, cioè non puoi campare o vivere a tolleranza zero con risultati attesi immani o infiniti. È funzionale invece vivere con risultati attesi steppati, micro step, cioè io non è che mi aspetto di riuscire a fare 360 video in un anno, ma mi aspetto di riuscire a fare un video al giorno, il giorno dopo un video, il giorno dopo un video, il giorno dopo un video. Dopo 300 volte ho fatto sta cosa, ho fatto 300 video. Quanto ho fatto del macro step 360 video? Ho fatto il 30, il 70-80%. Ok, continuo. Boh, boh, continuo. Micro step, micro step, micro step. Che deve essere uno step che non è né troppo facile, ma né troppo difficile, perché deve pure dare una soddisfazione. Cioè, io, per esempio, l'altro giorno stavo ascoltando Mel Robbins, che ve la consiglio, è fantastica. E dice, tu devi fare soltanto uno step al giorno, dove poi ti senti che va bene, ok? Uno step nella situazione, quello che cazzo è. Dove poi sai che poi il resto va a puttane. Cioè, io dico che ne so, c'ho lo step dove basta che riesco a parlare a una ragazza, poi pure se non mi guarda, però mi sono tolto la cosa che le ho rivolto la parola. E lì poi quando andare tutto a puttane non me ne frega niente. Quello è un micro step. O comunque un must do, cioè una cosa che tu fai durante il giorno che sai che dopo di quella hai fatto il tuo. Ok? Cioè ho fatto il mio, quindi sto con l'anima in pace. Tipo per me è una pagina del libro, un articolo, un video e il podcast pubblicato in formato audio. Poi il resto, il post su Instagram, mi ha messa sul cazzo Instagram, io lo odio, odio Instagram, perché Instagram lo odio, odio TikTok, odio Facebook, odio, cioè io dovrei fare tipo personal branding, no? Dovrei praticamente fare chissà, cioè dovrei tipo fare queste cose dove, cioè dovrei tipo spammare. Mettere sempre contenuti, mette sempre. Allora mi sono fatto, ok, ce la faccio a mettere sempre un post su Instagram al giorno? Ce la faccio a mettere sempre un video su TikTok? Ce la faccio a mettere sempre un post su Facebook? Ma chi se ne incula? A me fa proprio schifo a me Facebook. A me mi piace YouTube. Perché? Perché uso YouTube per imparare cose. Cioè su YouTube puoi imparare un sacco di cose. Se non lo usi per guardare cazzate, puoi utilizzare, cioè uso la lettura per imparare cose, quindi libri, gli audiolibri, eccetera, e i podcast di conseguenza. E quindi che faccio? Pubblico nelle cose che utilizzo, che conosco, e però dove ce la faccio? Cioè, se tu non ce la fai a fare un video su YouTube al giorno ed è un target poi ti rompe i coglioni, non lo devi fare. E poi se provi a fare un video al giorno vai in burnout, ti bruci e ti scocci e ti rompi i coglioni. Dici, ma che c'entra sta cosa con la verginità? C'entra perché se tu fai uno step piccolo e ti dai un target piccolo raggiungibile, allora puoi ottenere dei risultati, perché dopo dirai, ok, questo ce l'ho fatto, adesso il prossimo micro step in più. Se no non lo raggiungi mai. Cioè, se io dovessi pensare di dover fare un post su Instagram e non mi piace, o coltivare il mio account Instagram, del quale non me ne frega un cazzo, non ce la faccio, mi scoccerei, andrei in burnout, non farei più video, ok? Invece i video mi piace farli, mi piace postare il video su YouTube, mi piace postare il video scusami, su YouTube, mi piace scrivere l'articolo, il pezzo articolo mi piace scriverlo, perché mi piace la scrittura, mi piace tenermi allenato con la scrittura, e mi piace scrivere la pagina del libro e basta. Io faccio quello perenne, poi il resto forse viene. E quindi sono tutti i micro risultati durante la giornata. Stessa identica cosa per perdere la verginità, o comunque per risolvere questa cosa della verginità, perché comunque cioè, te devi, cioè, se, no, se sei vergine
a 30 anni in adultità ci sono due opzioni: o sei Einstein, che tipo hai sviluppato delle teorie assurde ma hai speso tipo l'intera vita per questo, oppure sei uno che dorme in piedi e ti devi dare una svegliata perché se non ti svegli e poi la prendi a pizza. Bene, noi ci sentiamo al prossimo. Io spero che questo sia stato d'aiuto. Mi raccomando, ovviamente, iscriviti al channel. Fai insomma, mi ti pare. Ah, in sovraimpressione c'è il numero. Se non volete fare domande o proposte di argomenti, fatemele, che mo me state facendo sempre di più e sono molto utili per portarvi contenuti fighi. Quindi, I'll see you in the next.